L'INPS lancia l'allarme, il sindacato risponde a stretto giro. L'allerta sui conti di uno dei più grandi enti previdenziali d'Europa ha scatenato un vespaio. Proprio quando si fa più serrato il dibattito sulla legge di stabilità, è arrivata la dichiarazione di Antonio Mastrapasqua, presidente di INPS, secondo il quale non c'è da stare tranquilli, almeno guardando il bilancio dell'istituto. Ecco la frase che ha acceso le polemiche. Il deficit di INPS può dare segnali di non totale tranquillità, ha dichiarato Mastrapasqua. Una frase pronunciata davanti alla commissione bicamerale di controllo degli enti previdenziali. Un concetto ribadito nella lettera ai ministri dell'economia e del lavoro. Il presidente dell'INPS deve mettersi d'accordo con se stesso, ha commentato Carla Cantone, segretaria generale dello SPI-CGIL. Una volta dice che i conti dell'istituto non destano preoccupazione, poi dice che non fanno stare tranquilli. Mastrapasqua ha corretto poi il tiro. Nessun allarme e nessun allarmismo, ha precisato. Mi sono limitato a ribadire che il disavanzo ereditato all'ex INPDAP non deve trasformarsi in un sintomo di incertezza sulla tenuta della previdenza italiana. Poi ha aggiunto: è solo un problema contabile, le pensioni sono e saranno regolarmente pagate. Il sindacato dei pensionati della CGIL invita comunque alla cautela. La materia è delicatissima, ha affermato Carla Cantone. Non vorremmo che, sollevando ora la questione, si trovasse un modo per speculare sui pensionati proprio mentre il governo sta varando la legge di stabilità, ha concluso Carla Cantone.